Mobili, vecchi divani, vestiti, giocattoli ed addirittura pezzi di motore. Tutte cose che potrebbero essere donate o riciclate, ma che invece sono ammassate qui, in via degli Abeti, in zona ex zuccherificio a Fano. Una discarica a cielo aperto che, da qualche giorno, ha attirato l'attenzione di abitanti e passanti. Per quanto mi riguarda, è la prima volta che vedo questa cosa in questa via. In altri posti non è la prima volta che lo vedo. Qui è la prima volta. Una roba del genere qui non l'ho mai vista. Questa è roba abbastanza recente, questo qui. Questa è la prima volta che la vedo qui. Mentre invece dalle altre parti no. Per esempio la via che va giù anche qui, di fronte a dove era l'ex zuccherificio, anche lì. Buttano di tutto. L'inciviltà quindi non si ferma via degli Abeti. Anche tante altre zone di Fano, infatti, sono devastate dalla maleducazione delle persone. Il parco della Comet fa schifo. Cioè che ci vanno tutti quelli che vanno a prendere da mangiare al McDonald's, poi vanno a mangiare lì e poi buttano tutto per terra. Avanzi, patatine, formiche, tutti, no? Una meraviglia proprio. Lungo il fiume ci sono dei sentieri, che io ci vado spesso col cane, e lì questa roba qui è normale. Oltretutto anche Eternit. Quale potrebbe essere, secondo lei, la soluzione a questo tipo di fenomeno? Penso che andrebbe fatto uno sforzo comune per insegnare alle altre persone a essere rispettosi dell'ambiente, anche perché ci vivono anche loro in un certo senso, quindi bisognerebbe investire non tanto sulla pena, ma sull'educazione, partendo dai bambini e spostandosi verso gli adulti, anche cercando di dare un pochino di aiuto alle persone che hanno alcune richieste particolari per quanto riguarda lo smaltimento dei rifiuti.